È in corso presso il Castello Carlo V di Lecce fino al 15 del mese di ottobre la mostra bibliografica documentaria intitolata Le donne tra analfabetismo ed emancipazione dalle carte di Tommaso Fiore. Per iniziativa del CUG, Comitato Unico di Garanzia per il Benessere Organizzativo e contro le Discriminazioni, del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, nelle figure di Rosa Maria Capozzi e del suo presidente Gabriella Liberati, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Bari, diretta da Eugenia Vantaggiato, prende forma di comune sinergia questo evento di valore nazionale, frutto di accurata ricerca storica incardinata sul carteggio intercorso fra gli anni 20 e gli anni 70 del secolo scorso, tra Tommaso Fiore, antifascista e uomo politico, scrittore, illustre meridionalista, e le varie figure femminili, anch'esse protagoniste della vita politica, sociale e culturale di quegli anni. La vita di questi personaggi, i loro racconti, il loro interfacciarsi epistolare con Fiore, rappresenta il filo conduttore attraverso le vicende di un'epoca che ha segnato indelebilmente la storia del nostro paese. Il loro ardore, il loro coraggio, la loro determinazione hanno inciso profondamente sulle grandi battaglie per la civiltà, accelerando il processo di emancipazione dell'universo femminile. Basti pensare alla conquista del diritto di voto alle donne, che proiettano il mondo intero verso un modello di vita concretamente teso al raggiungimento dell'uguaglianza planetaria. Un percorso espositivo che, grazie anche al prezioso apporto dell'Associazione Leccese Le Muse del Salento, è capace di emozionare, evidenziando quell'altissima tensione morale di cui sono indiscutibilmente portatori i protagonisti di questo racconto. I pannelli espositivi della mostra dedicati a Fiore, a Sibilla Leramo, Maria Albini, Adele Bei, Maria Macciocchi, Rina Durante, Maria Corti ed ancora donne e mogli di uomini illustri come Ada Gobetti e Carla Pertini ci mostrano un volto nuovo del Mezzogiorno d'Italia, una terra amara che non cede però all'abbandono, alla disillusione. Una terra depauperata che non ha voglia di arrendersi e attinge al suo stesso grembo come dal cuore dei suoi abitanti quella vitalità, quella inesauribile voglia di riscatto e quell'amore per la libertà che si consacra consapevolmente nell'antifascismo come simbolo della lotta condotta contro ogni forma di ingiustizia e contro ogni dittatura per il bene dell'umanità. Say the word.